corre del tempo, la fama di quest'opera è diventata quella di avere necessità di elefanti, enormi piramidi, di elementi architettonici supportati, enormi balletti che vanno in giro. Chiaramente dopo tu scopri che questo si tratta di un'opera molto intima, dove le indicazioni dinamiche da Verdi veramente sono in massa presenti nella partitura, che il 60% sono piano, e un sacco di indicazioni sono mezzo forte e non molto forte, fortissimo. Questa è la cosa importante per trasmettere la musica, è una cosa che chiaramente non devo fare io. Io l'ho soltanto scoperto quando mi sono la prima volta occupato e devo dire che mi sono profondamente innamorato di questa partitura. E riflettendo alla fine diventa chiaro che è logico che deve essere un pezzo di grande maestranza di Verdi, perché è stato quasi la somma di tutto il suo lavoro per 30 anni lirico, con un'enorme attività, prima di questa famosa pausa dopo Aida. Prima delle due capolavori finali, Falstaff e Otello. E così viene fuori, per esempio, che anche se ci sono i finali concertati, ma non molti, soltanto nella grande scena di Massa, che è quasi la scena più convenzionale, in virgolette, e seconda scena, secondo atto, vuol dire il trionfo. E così, a causa di questo, chiaramente io ho convinto il direttore musicale di tagliare il balletto nel trionfo, ma a parte di questo fare tutto che è scritto nella partitura, che è il mio stile. Io faccio tutto che è scritto nella partitura e così si viene fuori che genio Aida ha Verdi ha nel inventare le scene e sempre creare azioni e sempre attività sul palcoscenico a parte del canto e la parte musicale. E così chiaramente il trionfo, la scena del trionfo è molto meno spettacolare del solito. Può darsi che il pubblico forse anche manca qualcosa, ma mi sembra che è ripagato dell'enorme intimità, della grande intimità della relazione di questo triangolo d'amore mortale entro le tre persone, che da me anche alla fine muoiono insieme, anche la Amneris si suicida alla fine, così con pace, si taglia le vene e si sparisce lente insieme con la morte di Aida e Radames. E questo la messa in scena punta fortemente su questa intimità. La interazione anche fisica, che è enorme, anche qua le indicazioni di Verdi sono enormi, che la povera Aida è sempre a terra, si butta a terra, e si umilia, è umiliato e si auto-umilia, per esempio. E le interazioni della Amneris e lei è molto, molto fisico. E con il padre la stessa cosa, Amonastro nel terzo atto. E così mi sembra che noi abbiamo puntato su questo aspetto dell'opera che è maggioritaria. Io non vedo differenza, io non lavoro differentemente nella lirica e nella prosa, e chiaramente con il rispetto della musica. Io lo faccio la lirica non perché voglio assolutamente fare messe in scena liriche, no, io voglio sentire la musica al vivo, al massimo possibile, in una maniera più ovvio, più facile anche di capire come funziona il mio arrangement sul palcoscenico. Tentano di fare un'immagine della partitura, nella posizione dei diversi corpi, vuol dire di diversi cori, no? Nel trionfo ci sono tre cori, in verità se guardiamo precisamente sono anche quattro cori che cantano insieme, più la banda che da me è fisicamente presente, come era anche fisicamente presente nella prima Aida alla Scala. E così la disposizione dell'arrangement deve aiutare di sentire. E per me
io non ho visioni, io voglio far sentire e vedere la partitura, basta. Io posso dare un piccolo esempio. Come è geniale l'invenzione di Verdi nella prima scena del secondo atto, questa è la preparazione per la seconda scena, per il trionfo. Alla fine di questa scena il trionfo già si sente, vuol dire accanto è già la banda e tutta la musica del trionfo. Così loro, queste scene sono enormemente connesse uno con l'altra. Vuol dire la Amneris va direttamente da questa scena, la prima scena del secondo atto, seconda scena del secondo atto nel trionfo. E così lui ha proposto che la Amneris sarà vestita, la sarà vestita per una festa, per la grande festa del trionfo. E così il coro, insieme con i solisti, hanno qualcosa da fare. La musica c'è, sono ripetizioni esattamente, è costruito musicalmente, ma tutto sotto un'azione di vestirsi. E così anche lei è pronto di andare direttamente e venire direttamente all'inizio della seconda scena del trionfo, senza di nuovo essere vestito. E così, questo è così semplice, sempre banale, ma molto molto efficace. Questa è l'astuzia teatrale di Verdi. In primo luogo, io sono un fan di Verdi, basta, questa è la cosa più importante. Anche quando io sento partiture o di opere che io non voglio fare, per esempio non ho idea come fare Nabucco, forse verrà. Io sono uno che racconta le cose così che ogni bambino può capire. E anche le mie indicazioni sono sempre che finché uno che non sa l'italiano capisce lo stesso, senza sottotitoli, che anche italiani, la maggior parte, il 50% delle cose che cantano lì, cantanti italiani, non possono capire, anche se è cantato in italiano. Dopo vengono i contenuti dei pezzi. Chiaramente l'interesse politico di Verdi è enorme, sempre stato, e questo trapela chiaramente attraverso le sue scelte dei pezzi, ma anche lì la prima domanda a lui era quando è capace questo libretto di trasmettere valori teatrali. Lui era ossessionato della teatralità, per questo così fissato su Shakespeare, che è l'incarnazione del teatro europeo. E queste sono state per me le cose più importanti, ma ci sono sempre il corsaro, non posso toccare, anche mi piace la musica. L'altra cosa che per anni, io amo così tanto è la musica del Forza del Destino, ma come si può raccontare questa storia? È molto molto difficile di dare un senso oggi a questa roba lì. Chiaramente la modernizzazione per me è totalmente escluso, perché così si distrugge il valore delle storie. Forse si può avvicinare a questa partitura, che in primo luogo non è politico, ma è un altro triangolo mortale. Delle tre persone che sono connesse in una maniera tragica e stra-tragica. Si dice che io sono un conservatore e un reazionario, ma mi sento abbastanza bene, chiaramente, scherzi a parte. Se tu vuoi raccontare una storia, io non posso accettare di sentire una musica del Settecento e avere computer sul palcoscenico e vestito di Max Mara o di H&M, semplicemente io non capisco, ma apparentemente al pubblico piace, ma a me è totalmente strano, perché io non mi piace di costumi iper elaborati, iper ricco, delle cose pazzesche, no? le cose spagnole così, perché non è vero, le cose spagnole, questi, come si chiamano questo in italiano, sono state così piccole, non così enorme, vedi? Per me esteticamente non funziona un buffet osceno dietro e in fronte 3 metri liberi per i cantanti.
Per me i cantanti devono creare la scenografia, deve essere utile esattamente per la drammaturgia e per l'azione scenica. E nessun oggetto sarà sul palcoscenico che gli attori o cantanti lo toccano. Voi sapete che Verdi ha mai detto cantanti, lui ha sempre detto attori ai suoi cantanti. E così, questo è diciamo, il mio stile, di purificare le cose, di ridurre al necessario, basta, e organizzare lo spazio in una maniera che io posso fare le mie arrangements che dà la possibilità di sentire la musica meglio. E così noi abbiamo tentato di lasciare dentro un elemento importante nella Ida, questo è l'orientalismo, che faceva un grande ruolo nel tempo della creazione di questo capolavoro, e chiaramente soltanto indicato, non troppo ricco, non, invece si può fare molto di più, ma una specie di egizianismo sarà nei costumi. Forse non così tanto nei costumi dei tre persone centrali, ma tutto intorno. Ma è sempre difficile di fare le scelte, sempre difficile. E a voi di giudicare se questo è fatto con un certo gusto e funziona, o di nuovo troppo scarno o troppo idiota, non lo so.